Serata eccezionale, quelle dei giorni scorsi, con l'atteso incontro con Donatella di Pietrantonio, vincitrice del premio Campiello 2017 al Teatro La Fenice di Venezia. Spetta al sindaco Lucci fare gli onori di casa e inaugurare una serie di saluti, così come il suo solito. Poi la parola alla segretaria comunale, signora Paola Gregori, del comune di Assita, che apre la seduta straordinaria con l'appello dei consiglieri. L'iniziativa è stata promossa, come abbiamo detto, dall'amministrazione comunale, che ha voluto conferire la cittadinanza onoraria alla dottoressa Donatella per i meriti acquisiti nel campo della letteratura, che contribuiscono, ha continuato il sindaco, a dare lustro al nome della città di Arsita. Una ricca platea che faceva rimanere in piedi con piacere diversi cittadini vogliosi di ascoltare la loro famosa concittadina. La cerimonia si è tenuta nella balconata che si affaccia sulla catena montuosa Camicia, Prena e Brancastello, le cime dell'Appennino che superano i 2500 metri, peccato per la nebbia e la foschia che ci proibiva di ammirare. Presente alla cerimonia anche il papà della scrittrice, orgoglioso e soddisfatto della figliola, anche lui molto rispettoso, umile e modesto. Il romanzo della di Pietrantonio, L'Arminuta, che in dialetto abruzzese vuol dire La Ritornata, è ambientato nel suo paese, nella sua contrada, dove una ragazzina di una numerosa famiglia rurale, umile, si trova ad essere ceduta prima fortemente voluta come figlia da una famiglia benestante e poi dopo qualche anno rifiutata e rimandata alla famiglia d'origine. A quel punto le difficoltà dell'adolescente a doversi adeguare ai conflitti interiori, non sapendo più a che famiglia appartenere, sentendosi abbandonata purtroppo con la sua mancanza di identità. Sul tavolo della presidenza, oltre al sindaco Lucci, gli assessori e i consiglieri comunali in un consiglio straordinario. Sono intervenuti i sindaci della Vallata, a cominciare dal sindaco Enzino De Febis, il sindaco di Erice Gianfranco De Massis, l'assessore al comune di Castiglione Elodia Di Vincenzo, con un toccante intervento. Presente altresì il consigliere regionale Abruzzo Luciano Monticelli, con delega alla cultura, e Mario Di Panfilo, lo scrittore di Vallata. A leggere alcuni brani tratti dal romanzo la maestra Caterina Cacciatore e la giornalista conduttrice della serata Evelina Frisa. In concomitanza con la cerimonia della di Pietrantonio, la festa di San Nicola, patrono di Assita, con processione le preghiere di Don Luigi Marrone ed il complesso bandistico per le vie del paese. Vediamo. Un tour che dura dal premio Campiello, che dedicò la sua terra alla sua Arsita, al suo territorio. È così? Sì, all'Abruzzo in generale e Arsita in particolare, che è il mio paese di nascita, e quindi mi sembrava giusto dedicare questo premio al luogo dove sono nata e cresciuta. Ha detto, ha scritto che la scrittura le dà sollievo, le dà piacere. Non sempre sollievo, comunque è qualcosa che sento mio, necessario, urgente, per cui mi dedico alla scrittura da sempre, mi accompagna. Oggi è emozionata a ricevere la cittadinanza onoraria? Molto, ci tengo molto.
fin dall'anno scorso, quando mi è stato annunciato, l'ho pensato come uno dei premi più belli. Un tour che dura da tanto. Oggi si riaprono le scuole, quindi ha da fare, ha da lavorare? No, mi fermo e riprendo a scrivere, quindi è il tempo di ritirarsi. Viva il lupo, si dice ad Arsita. Io lo dico sempre. Grazie. Bravo! Bravo. A 13 anni non conoscevo più l'altra mia madre. Salivo a fatica alle scale di casa, con una valigia scomoda e una borsa piena di scarpe confuse. Sulla pianerottolo mi ha accolto l'odore di fritto recente e un'attesa. La porta non voleva aprirsi. Qualcuno dall'interno la scuoteva senza parole e armeggiava con la serratura. Ho guardato un ragno dimenarsi nel vuoto, appeso all'estremità del suo filo. Dopo lo scatto metallico è comparsa una bambina con le trecce allentate, vecchie di qualche giorno. Era mia sorella, ma non l'avevo mai vista. Ha scostato l'anta per farmi entrare, tenendomi addosso gli occhi pungenti. Ci somigliavamo allora, più che da adulte. La donna che mi aveva concepita non si è alzata dalla sedia. Il bambino che teneva in braccio si mordeva il pollice da un lato della bocca, dove forse voleva spuntargli un dente. Tutti e due mi guardavano e lui ha interrotto il suo verso monotono. Non sapevo di avere un fratello così piccolo. «Sei arrivata?» ha detto lei. «Posala la roba!» Ho solo abbassato gli occhi sull'odore di scarpe che usciva dalla borsa se la muovevo appena. Dalla stanza in fondo, con la porta accostata, proveniva un russare teso e sonoro. Il bambino ha ripreso la lagna e si è rivolto verso il seno, colando saliva sui fiori sudati del cotone stinto. «Pela il pollastro», mi ha ordinato, allungandomi l'animale morto che teneva per le zampe, con la testa penzoloni. Qualcuno doveva essere salito a portarlo. Avevo sentito delle chiacchiere sul pianerottolo, alla fine i suoi ringraziamenti. «Poi lo scorporisci». «Cosa? Non capisco». «Che te lo mangi così? Gli devi levare le piume, no? Dopo lo tagli e gli cacci le budella», ha spiegato scuotendo leggermente il braccio teso verso di me. Ho mosso un passo indietro e distolto gli occhi. «Non ci riesco, mi fa impressione. Posso occuparmi delle pulizie?» Mi ha guardato senza dire più niente. Ha sbattuto la carcassa sul ripiano del lavandino con un tonfo vattato e ha cominciato furiosa a strappare le penne. «Questa, i pollastri, li ha visti solo cotti», l'ho sentita borbottare tra i denti. Mi sono impegnata a pulire. Quello non era difficile. Altre faccende domestiche non sapevo sbrigarle, non ero abituata. Ho insistito a lungo con la spugna sulla macchia di calcare che si allungava sul fondo della vasca. Poi ho aperto il rubinetto per riempirla di acqua fredda. Quella calda non arrivava e non volevo chiedere. Dalla cucina veniva di tanto in tanto il rumore degli ossi trinciati mentre continuavo a sudare intorno ai sanitari sporchi. Alla fine ho chiuso la porta dall'interno con il gancetto di ferro e mi sono immersa. Quando ho allungato la mano verso la saponetta sul bordo, ho sentito che stavo per morire. Il sangue abbandonava la testa, le braccia, il petto e li lasciava gelidi. Ma restavano attimi per un paio di necessità: aprire lo scarico e chiedere aiuto.
Non sapevo come attirare a me l'attenzione della donna di là, non riuscivo a chiamarla mamma. Al posto della sequenza mea, ho vomitato grumi di latte acido nell'acqua che scendeva. Non ricordavo più nemmeno il suo nome, se anche avessi voluto invocarlo. Allora ho urlato e poi sono svenuta. Avevo scelto di leggere le ultime pagine, però preferisco raccontare a tutti quanti alcune cose. La prima, tu citi a un certo momento le civette che portavano sfortuna. Sì. Allora, mia madre, che non aveva paura di niente, veramente una donna coraggiosissima, allora c'era la paura delle streghe, tutti i bambini portavano un brioche. Io non sapevo che cosa fosse, tant'è vero, dice, ma perché a me no, perché le streghe non esistono, non ti preoccupare, sono stupidaggini, mi diceva mia madre, però era terrorizzata dalle civette. Se sentiva cantare la civetta la notte, succederà qualcosa sicuramente. Allora, avrò avuto 8 anni, sì, e eravamo stati scelti, io, Dario, Beniamino, insomma, per andare in colonia. Allora il prete organizzava queste, eravamo in pochi. La notte la civetta si mette a cantare sotto casa. Oddio, sai che succede? Io che ero un esperto nuotatore veramente, segretario, ero un pesce, e mi tuffavo dalla canale, lo barò dall'alcor. La prova. Nel senso che vado là, arriva un medico, la mattina ci fa la visita, a me ritiene che io non possa fare il bagno. Io mi ero scritto, avevo fatto carte false per andare a fare il bagno al mare per nuotare, e comunque non riesco a fare il bagno, rimanevamo forse 10 giorni. Quando torno, mia madre mi domanda come è andata. È andata male, perché non mi hanno fatto il bagno? E visto che ero giovane. La seconda, il vestito in crescenze, Lucia, è una cosa straordinaria. Allora, quando andai a scuola a Teramo, il secondo anno credo, mia madre venne alla stand, andammo a comprare una giacca e occhio di pernice, nera e bordeaux, ma era bella, avrei preferito la misura mia, però mamma giustamente mi disse, guarda un po', tu una tranne cresce, me lo compriamo. Di lunghezza andava bene, la manica era lunga, per cui quando andavo a scuola gli tenne la spiegata e riuscivi. Il giorno mi interroga il professore di scienze, Ferretti, una persona straordinaria, mi manda alla lavagna e mi fa fare una, mi fa scrivere delle formule di chimica. Vado a scrivere, si sciambe la manica, te immagini tutti i miei compagni a ridere, ai 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 ai. Il professore, guarda, veramente le persone straordinarie esistono, non solo mi mette un voto spropositato che non meritavo, mi prende in disparte e mi dice, è capitato anche a me. Bene, io posso, sì, intanto dichiariamo chiusa la seduta del Consiglio Comunale, adesso anche perché la segretaria deve tornare a Teramo, e la ringraziamo veramente perché è sempre molto disponibile. Grazie. Bene, a questo punto ovviamente siamo al termine, quindi io ringrazio ovviamente tutti coloro che fanno parte dell'amministrazione comunale di Arsita, il sindaco, anche per avermi scelto per essere qui in questo appuntamento. Io, quando si parla di cultura, soprattutto di libri, quasi mi offendo se non mi invitano, capito? Ma ci devo proprio stare, perché mi piace, non a presentare, ma comunque esserci, quindi sono contenta che mi abbiano chiamato. Grazie ovviamente ancora a tutti voi per essere stati qui oggi, anche con l'attenzione che avete dimostrato, avete dimostrato attaccamento alla vostra terra, e questa è una cosa molto molto bella. Grazie ancora a Donatella Di Pietrantonio, a tutti gli amministratori intervenuti, e ovviamente buon proseguimento di serata a tutti voi, alla prossima occasione. Si poteva fare senza farlo, quasi aspettare un attimo. Non c'era bisogno, grazie. Vabbè. Grazie a voi. Buona serata a tutti, arrivederci.
grande. Buonasera. Oui, ciao. Ah, che sorpresa. Qui sta Mario. Mario.